Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Summer mood, summer time. È da un po' che non mettevo la mia camicia preferita e quindi insomma me la sono rimessa per sentirmi più wild. Allora fammi cambiare subito occhiali, perché oggi devo parlarvi di una cosa un po' più seria. Quindi ho bisogno di un look più serio. Oh, ora va meglio. Sono un po' più credibile così o no? Sembro laureato? Sembro un avvocato? No? Dici di no? Vabbè, oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante che spaventa molti ragazzi giovani come me. Chi è più giovane di me, chi più o meno, siamo tutti giovani. Chi segue questo canale è un winner, è young inside, anche fino a 90 anni. Comunque, senza dilungarmi troppo, voglio parlarvi come fare a mettersi in regola come fotografo, come aprire la partita IVA, quando è necessario aprirla, come, perché e come fare a pagare meno tasse possibile, in modo legale ragazzi e non in modo illegale. Non mi fa piacere finire in galera, soprattutto ora che sta e fa un caldo incredibile, che c'ho anche il ventilatore acceso, spero che non si senta nei video. E quindi, my friends, come fare a aprire la partita IVA da fotografo? Perché quando dei ragazzi mi chiedono a volte, mi hanno chiesto nei commenti, parte, ma come si fa a diventare fotografo a livello fiscale, aprire la partita IVA? Subito qualche testa di cazzo con nomi anonimi subito che risponde: eh no, ma per aprire la partita IVA devi spendere 5.000 euro l'anno di commercialista, altri 10.000 euro l'anno di INPS, IRPEF, bla bla bla. Insomma, che spaventano un ragazzo che magari va ancora a scuola, o che è appena uscito da scuola, o che fa il dipendente, che non capisce bene queste cose. Scoraggiano, ok? Non c'è bisogno che scoraggi i ragazzi giovani se te non hai le palle di metterti in gioco, o comunque per qualsiasi motivo non vuoi fare il passo, ok? Però non c'è bisogno. Quindi ragazzi, sono qui per farvi rilassare e per farvi cascare tutte le paure che avevo anche io fino all'anno scorso, ok? Quindi fino all'anno scorso anch'io ero spaventato appena sentivo dire partita IVA. Iniziamo a correre come Prison Break, che sono sempre a scappare, no? Dalle guardie, sempre uguale anch'io, partita IVA, via, correvo. Andiamo a capire tutto per bene, pigliamoci anche il menu per questa cosa. Io ho la partita IVA da fotografo da circa un anno. Dico questo non per fare un vanto, non ho bisogno di fare il fenomeno su internet nei video. Lo dico solo per chi non mi conosce, dice: beh, questo chi parla, magari parla per sentito dire. Non parlo per sentito dire, parlo per vissuto. Lo dico per quelli che magari ancora non mi conoscono. Anche se, pensandoci bene, se ancora non mi conosci, è arrivato il momento di iscriverti al canale. Non è ancora troppo tardi, puoi andare a far parte della community di winners. Domanda numero 1: quando è necessario aprire la partita IVA come fotografo? Se voi ragazzi avete appena iniziato, fate qualche lavoro occasionale, finché è una cosa occasionale e quindi voi nel mentre state facendo un'altra professione, allora non è necessario aprire la partita IVA, perché è una cosa occasionale. Ovviamente anche lì ci sono vari modi per farsi pagare in modo regolare, semplificando il più possibile. Se voi fate dei lavori ogni tanto, non è necessario andare ad attivare tutti i costi che richiede la partita IVA e mettersi in regola seriamente. Quindi quando è che arriva il momento di aprire la partita IVA? Quando iniziate a farlo con più frequenza, quando decidete di magari lasciare il vostro lavoro dipendente, volete decidere di fare fotografia ogni giorno e quello diventa il vostro reddito principale, ok? Le vostre entrate principali. Non c'è una cifra che dice allora da lì apri la partita IVA, c'è il fatto della regolarità, della frequenza. Quindi se ogni giorno ti chiamano a fare servizi fotografici di qualunque tipo, allora lì è necessario aprire la partita IVA, e soprattutto anche quando iniziano ad esserci dei guadagni, delle entrate più importanti. Quindi qui arriva il momento di aprire la partita IVA. C'è una buona notizia per voi adesso ragazzi, e cioè che siamo fortunati a essere vivi adesso in questo periodo, perché rispetto magari a diversi anni fa, adesso ci sono dei tipi di agevolazioni per aprire la partita IVA. Questa partita IVA agevolata si chiama partita IVA forfettaria, regime forfettario. Lo Stato ci viene un po' incontro e quindi ci dice: my friend, te non guadagnare più di tot mila euro l'anno e io ti può pagare poche tasse, in questo modo ti aiuto. Andiamo a capire bene di quanto si tratta, come funziona nel dettaglio. So che all'inizio questi ragionamenti per voi ragazzi che siete nuovi dell'ambiente possono sembrare complicati da capire, lo erano anche per me. Non è che io lo fo da chissà quanti anni, lo fo dall'anno scorso, perché dall'anno scorso il lavoro della fotografia è diventato una cosa frequente, perché mi andava a fare il culo quelli per cui lavoravo prima come dipendente, mi avevano proprio scassato la minchia. C'era il terreno fertile per dire: posso iniziare a fare questa cosa con più frequenza, e allora ho fatto il salto, se no non l'avrei fatto. Ogni tipo di attività ha un tetto massimo da rispettare annuale di fatturato. Parliamo del fotografo. Il fotografo, ragazzi, non deve superare
30.000 euro l'anno di fatturato. Quindi direi ci si può stare all'inizio, no? Cosa significa? Allora, noi andiamo dal nostro commercialista. Quindi mi raccomando, io consiglio sempre di affidarsi a un esperto, perché non si può essere esperti in tutto. Di sicuro affidarsi a un commercialista ci può guidare passo dopo passo nelle scelte migliori. Rimane sempre aggiornato lui. Io consiglio di fare così, perché lei ha un pensiero in meno, ragazzi. Non costa nulla aprire la partita IVA. Costa il commercialista, dobbiamo pagarlo per far sì che ci faccia tutte le carte. Dopo uno o due giorni, mi pare, ci viene assegnata la partita IVA, che ha un codice Ateco. Il codice Ateco è quello che ci indica che tipo di attività facciamo, se siamo commercianti, se siamo liberi professionisti, fotografi, estetisti, qualsiasi cosa. Detto questo, il regime forfettario fa sì che noi paghiamo una percentuale fissa sul nostro fatturato, indipendentemente da quelli che sono stati i nostri costi, ok? Le nostre spese. Che significa questo? Noi paghiamo il 5% sul 78% di redditività. No, guarda, lascia fare, parte, chiudo il video, non capisco nulla, lasciamo perdere, vai. Aspetta, ascoltami. 78% di redditività significa che lo Stato dà per automatico che noi di quelle 30.000 euro l'anno abbiamo avuto il 22% di spese, di costi, come ad esempio comprare la macchina fotografica, internet, il computer. E quindi dice, io ti faccio pagare le tasse su quel 78%. Quindi se abbiamo fatturato 10.000 euro, pagheremo le tasse su 7.800 euro. Quanto sono queste tasse? Le tasse sono del 5%. Sì, avete capito bene, ragazzi, 5%, 5%. So che non vi sembra vero, ma è così, ragazzi, 5% sul 78%. Andiamo avanti a capire cosa altro c'è da pagare, però. C'è da pagare l'INPS, che l'INPS sarebbe la nostra pensione, i contributi per la pensione. Che qualcuno dirà, sì, ma tanto non c'è più soldi all'INPS, non avremo mai la pensione. Andiamo all'atto pratico, siamo pratici, non facciamo chiacchiere da bar. Anziché iscriverci all'INPS per artigiani e commercianti, che pagano una cifra fissa l'anno, che si aggira intorno alle 4.000 euro l'anno, abbiamo questo vantaggio. Perché, cazzo, se un ragazzo appena iniziato deve pagare subito 4.000 euro l'anno solo di INPS, magari gli può segare le gambe, no? Invece noi dobbiamo iscriverci alla gestione separata dell'INPS. Separiamoci dai 4.000 euro, lascia perdere. Paghiamo il 25% sempre sul 78% di redditività. Quindi, a conti fatti, a noi ci uscirà dai nostri portafogli il 30% sul 78% di redditività, di quelle 30.000 euro di tetto massimo. That's it, ragazzi, non c'è altro. Poi ovviamente ci sono i costi del commercialista, che io suggerisco di affidarvi a un commercialista, perché vi può guidare bene in tutte le cose, soprattutto per noi giovani che si è appena iniziato e ci sa meno esperienza, soprattutto perché cambiano sempre le leggi, le cose. Quindi qualcuno che è sempre aggiornato fa veramente comodo, fa veramente piacere. Il costo del commercialista ovviamente non c'è un fisso, ma dipende dal commercialista dove andate. Ci sono quelli che prendono di più, quelli che prendono meno. Ecco, io spero, ragazzi, che voi siate più sereni. Ovviamente ho semplificato ai massimo per farvi capire, ma non è che ci sia chissà quanto di più da capire. Ovviamente dovete imparare a fare le fatture, ma sono tutte cose, ve le dice il commercialista, sono tutti dettagli questi qui. Io ora vi volevo dare le informazioni base per stare sereno e per darvi la carica se volete davvero intraprendere il mondo della fotografia e lavorare con questo, e non essere terrorizzati dalla partita IVA, dalle tasse che vi schiacciano, no? Quando qualcuno dice, no, l'INPS è 5.000 euro. Questa è la strada per iniziare con maggiore serenità. Direi per oggi è tutto. Io vi lascio fare il vostro business, la vostra partita IVA. Se avete anche domanda, bisogna dare qualche consiglio, scrivemi pure qui sotto nei commenti, ragazzi. Mi raccomando, ricordatevi di essere iscritti a questa community di winners. Sono rimasti gli ultimi posti disponibili per il workshop di settembre. Se volete venire, link in descrizione per iscrivervi. Io vi saluto, ragazzi, e ci siete i prossimi giorni con un nuovo video.